Dopo aver scoperto la prima finalista, l'Olimpia Milano all'Unipol Arena è tempo per la seconda semifinale tra la Virtus, vice campione d'Italia, e Napoli, meritata vincitrice della Coppa Italia 2024. Segafredo senza Cordinier, Kekok e Grajulis, ma che comincia con le note altissime questa partita dopo un 7-1 iniziale firmato Zach Copland, che sarà grande protagonista del match. La Virtus mette le marce alte e comincia subito a carburare. Claiborne con la prima tripla della sua nuova esperienza con la maglia bianconera apre il fuoco e rimette subito le cose a posto, e poi comincia a lavorare anche in difesa la Virtus, che recupera qualche pallone. Qui Paiola benissimo a trovare Matt Morgan per i primi due anche dell'ex London Lions. Un bel canestro e soprattutto un bel passaggio di Alessandro Paiola. Poi al lavoro ci va anche Toko Shengelia, che sarà grande protagonista a sua volta del match. La tripla del georgiano, 12-1 il parziale della Virtus, che passa al comando e non si ferma più. Hackett comincia a lavorare, mette una tripla, è una tripla importante, vale il più 9-10 nel primo quarto per Daniel Hackett. Campo anche per Capitan Bellinelli, 38 anni due giorni fa, e anche per Bellinelli non è cambiato nulla rispetto alla stagione da MVP dell'anno scorso. Primo tiro, 3 punti, e Virtus che vola sul 29-16, che è anche il finale di primo quarto. Nel secondo però cambia tutto, perché Napoli inizia a correre. La prima schiacciata è di Dean Williams, che sorprende una difesa della Virtus un po' svagata. Poi arriva la tripla di Hackett, che mette la seconda della sua partita e sembra tenere le cose sotto controllo. Il problema è che inizia a giocare e a sparare Zach Copland. Questa è la tripla del meno 16. In un attimo la partita cambia completamente. Napoli prende inerzia, attacca l'area. Manning Jr. con un super assist per la schiacciata di Williams. Luca Banchi ferma la partita, si accorge che l'inerzia è cambiata. E infatti così è, arriva Hackett ad attaccare l'area e chiede più energia ai suoi. Ci pensa Matt Morgan, che spacca la difesa e va a appoggiare di mancina il canestro del più 18. Napoli cerca disperatamente di restare aggrappata con Manning che alza per Leonardo Totè. Arriva la schiacciata, meno 18 è il parziale all'intervallo, con la Virtus che tira 7 su 13 dall'arco e l'85% da 2 punti. Missione per Napoli nel terzo periodo molto chiara: stringere le maglie difensive. Beh, la prima azione non testimonia in tal senso, con un altro triplone di Marco Bellinelli che dà di nuovo 17 punti di margine alla Virtus. Il problema è che poi comincia lo show di Zach Copland, che nel terzo quarto mette a ferro e fuoco l'Unipol Arena. Arriva un 12-0 per Napoli, trascinata dalle triple una dopo l'altra del californiano, su cui la difesa della Virtus probabilmente si distrae troppo. In un attimo Napoli è lì a contatto e l'Unipol Arena è davvero ammutolita. Poi anche Pengo si mette al lavoro qui per alimentare di nuovo la tripla del solito Copland, che alla fine scriverà 30 nel suo personale tabellino. Una serata davvero fantastica, 61 pari, e arriva addirittura il canestro del sorpasso proprio con Kevin Pangos, cameriere del canadese, che mette 11 punti nel solo terzo quarto, poi anche la tripla. Insomma, Napoli in attacco si è completamente sbloccata. Arriva il canestro da 3 punti del 66-63, lo firma Charles Manning, 6 su 11 per la squadra napoletana nel terzo periodo. Ancora Pengo a rubare palla, a resistere ai contatti, a appoggiarsi al tabellone. Diventa un incubo la partita per la Segafredo, che si trova sul 70 pari con un 36-18 in favore di Napoli. Inizia però il quarto quarto ed è Polonara che mette una grande tripla, crappe un parziale di 10-0 per la Segafredo. Per Polonara alla fine saranno 10 punti con 4 su 4 dal campo. Morgan, quota 13, continua la sua buona partita e alimenta il parziale, su cui Napoli cerca di resistere, ma la soluzione in post basso di Totè è forzata, il recupero di Hackett che spinge la transizione, trova Polonara. Alla fine time out che arriva, ma la Segafredo ha iniziato il momento decisivo e non si ferma più, anzi alimenta l'ultimo che forse dovrà entrare definitivamente in partita, Toko Shengelia, che questa partita la chiude, prima con questa rubata e schiacciata, un poster che non fa mai male da portare a casa. Poi Pengos prova a resistere ancora e riporta Napoli a meno 4 con l'ennesimo cameriere. Il problema è che Shengelia non ha nessuna intenzione di fermarsi ed è lui a firmare le giocate decisive. Qui alimentato da Paiola e portato, va a attaccare l'area,
si prende il fallo e segna anche il canestro, che alla fine suona come finale per Napoli, che non ha più energie negli ultimi minuti per provare a resistere. Finisce 96-87. A Napoli non basta un Copland fenomenale da 30 con 7 su 10 da 3 per Banchi, un quarto periodo confortante, 6 giocatori in doppia cifra. La Segafredo stacca il ticket per la finale di domani. L'Olimpia Milano attende alle 18 la palla 2 per il primo trofeo della stagione.